Credi che la differenza tra quest'uomo e questo sia solo una questione di fortuna? Avere o non avere i capelli è una tua scelta. Dal 1973 Tricomedit, grazie a cure sempre più avanzate e al rinfoltimento definitivo, può ridarti la gioia di avere capelli sani e folti. Scegli di riavere i tuoi capelli. Chiama allo studio Tricomedit per un'analisi specialistica gratuita. Tricomedit. Capelli veri. Capelli tuoi. Per tutta la vita. Le notizie di mercoledì 13 di aprile, bentornati, bentrovati, l'informazione di Senigallia Web TV e subito, come al solito, con la cronaca. I militari di Cupra Montana hanno denunciato una 54enne e una 26enne di Montemarciano ritenute responsabili di aver indebitamente prelevato la somma di 600 euro dal dispositivo Postamat dell'ufficio postale di Pianello Valesina, servendosi di una tessera in precedenza rubata ad un 74enne di Cupra Montana. I fatti hanno avuto inizio nel febbraio 2016, quando ignoti, approfittando delle chiavi lasciate sul portone di casa, sono entrati nell'abitazione del cuprense e asportavano la somma contante di 200 euro e la tessera Postamat sulla quale era annotato il codice segreto. Paura per l'assessore comunale senigalliese alla cultura Simonetta Bucari, che è stata investita da un'auto sulle strisce pedonali ieri pomeriggio in prossimità dell'attraversamento pedonale che da Viale Leopardi porta a Largo Puccini. Prontamente soccorsa, è stata trasportata all'ospedale dove è stata sottoposta ad una serie di esami radiografici. Si è slogata un piede. 7 anni ad Omar Turchi. La Corte di Appello Penale lunedì ha confermato la sentenza emessa dal GUP Zagoreo del Tribunale di Ancona nei confronti del muratore che il 10 settembre 2013 ha investito e ucciso Francesco Saccinto. L'imputato, condannato in primo grado a 7 anni in quanto alla guida con un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito e senza patente, aveva infatti presentato appello, ma la Corte ha confermato la condanna. L'invito ad andare a votare al prossimo referendum sulla questione delle trivelle arriva anche dal sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi. C'è questo tema che impedisce ai sindaci, come da norma, di prendere posizioni rispetto al passaggio referendario, ma questo non mi impedisce invece di fare un appello al voto, perché penso che l'istituto democratico passi attraverso l'espressione di voto in ogni circostanza e in ogni passaggio, e quindi andare a votare, poi ognuno deciderà come fare leggendo bene il testo del referendum, però mi sento di invitare tutti i miei concittadini ad esprimersi anche in questa tornata elettorale, come l'ho sempre fatto in questi tanti anni di impegno politico. Quindi un appello vero al voto, e poi ognuno deciderà come meglio crede. Il Movimento 5 Stelle di Senigallia, in rappresentanza di tutti gli attivisti, sostenitori e simpatizzanti del territorio, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Gian Roberto Casaleggio, cofondatore del Movimento 5 Stelle, un uomo che ha realizzato un sogno, i cittadini nelle istituzioni al posto dei partiti. Lo sport. Domenica 10 aprile il Senna Rugby è tornato alla vittoria giudicandosi la testa del girone ad una giornata dal termine. Giocando in casa sul campo del San Lorenzo, i ragazzi hanno battuto per la terza volta in questa stagione l'Amatori Rugby Fermo 17-11. Fondamentale sarà l'ultima partita in casa domenica prossima al Senna Park contro il Perugia, l'ultimo impegno di questa lunga stagione con il quale si lotterà per il primo posto. Altre vittorie e medaglie per i campioni del Team Roller Senigallia, campionati regionali corsa su strada di Iesi nello scorso weekend, nonostante le tante cadute alle quali sono incappati i fenomeni di casa che hanno precluso alla campionessa del mondo Linda Rossi, alle campionesse italiane Agnese Sofia Marchetti, nonché alla giovane Virginia Cesaretti, titoli e medaglie. I successi non sono mancati in casa del coach Mauro Guenci. Da quest'anno abbiamo 25 e 28 ragazzi, tra cui anche bambini tra i 7 e i 9 anni, che sin dalle prime gare, vedi
quella di Pianello Vallesina e l'ultima, il campionato marchigiano su strada Iesi, ci hanno dato grandissime soddisfazioni, molti titoli regionali, molti piazzamenti. Purtroppo anche ci sono state molte cadute che ci hanno precluso molte vittorie. Prossimi appuntamenti abbiamo domenica prossima Fabriano, sempre su strada, campionato interprovinciale, dove pensiamo di continuare a far bene. Dopodiché alcuni trofei a livello nazionale, vedo quello di Bologna e quello di Padova, e poi si ritorna in pista per le selezioni campionati italiani, che comunque non dovremmo avere alcun tipo di problema, e mentre con il settore giovanile, campionato sempre pista a livello regionale. Le condizioni del tempo di giovedì 14 sulle Marche: cielo sereno in genere, assenti le precipitazioni, venti generalmente deboli occidentali, in calo le temperature. Previsioni elaborate dal Servizio Agrometeo Regionale dell'Assam. È tutto anche per oggi, grazie per averci seguito. A domani.